Buongiorno amici e bentrovati. Dedicheremo l'incontro di oggi ad una figura di spicco della nostra storia, a Luigi Ferraro, medaglia d'oro al valor militare, pioniere della subacquea italiana e imprenditore di settore. Ferraro nasce a Quarto dei Mille, Genova, il 3 novembre del 1914 e muore a Genova il 5 gennaio 2006. La sua tomba si trova al cimitero di Trieste, dove è sepolta anche la moglie Orietta. Abbiamo già detto che nella decima MAS affluiva anche personale proveniente da altre forze armate e che il reparto era strutturato in tre componenti. Quella subacquea, costituita dai piloti di SLC che si addestravano a bocca di serchio, quella di superficie, costituiti dai piloti dei barchini MTM che si addestravano alla Spezia, Balipedio, Cottrau, e quella dei Gamma che si addestravano al nuoto e all'uso dell'autorespiratore ad ossigeno presso la neonata scuola sommozzatori della decima MAS nella piscina di San Leopoldo in Accademia a Livorno. Oggi quella scuola rivive a Komsomin ed è l'attuale scuola incursori. Sono Gaetano Zirpoli, un incursore della Marina Militare in congedo e socio dell'Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina. Luigi Ferraro è senz'altro uno dei massimi esponenti della componente Gamma. Da adolescente vive con la famiglia in Libia, a Tripoli, dove coltiva la passione per l'attività fisica e quella subacquea. Nel 1935 viene a contatto con l'Accademia di Educazione Fisica della Farnesina a Roma. Nel 1937 diventa insegnante di educazione fisica ed entra volontario come ufficiale nella milizia civile. Sposa nel 1939 Orietta Romano, anche lei insegnante di educazione fisica, e nel 1940, con l'ingresso dell'Italia in guerra, si arruola nell'esercito come ufficiale di complemento del 20° Reggimento Artiglieria. Da sottotenente passò poi a disposizione della MILMART, Milizia Artiglieria Marittima, dal 1934 dipendente dalla Regia Marina, assumendo il comando della batteria costiera di Maralunga, sulla costa est del Golfo di La Spezia. Nel 1942 Ferraro approda alla neonata scuola sommozzatori della decima MAS a Livorno con eccellenti risultati e nell'estate del 1943 viene inviato dal comandante Borghese in Turchia, allora paese neutrale, nei cui porti sostavano bastimenti nemici per il carico di cromo e minerali vari essenziali per l'industria bellica. Precedentemente, a gennaio del 1943, era stato tascato con la moglie Orietta, anche lei segretamente addestrata a Livorno per oltre 40 giorni, e l'elettricista Filippo Velardi per una missione a Tripoli, che di fatto non fu eseguita perché la città era già sotto il controllo inglese. Con passaporto diplomatico e quattro valigie protette da sigillo diplomatico contenenti bauletti esplosivi ed equipaggiamento SUB, Ferraro giunge al consolato italiano ad Alessandretta, in Turchia, a maggio del 1943. Alloggia presso il convento dei Carmelitani. Viene ricevuto dal console italiano Ignazio di San Felice, del tutto ignaro della sua missione, e con l'aiuto di Giovanni Roccardi, segretario del console, in realtà tenente di vascello dei servizi segreti Marina, nome in codice D65, porta a termine ben quattro attacchi. Per alcune settimane, dando l'impressione di essere un innocuo perdigiorno, amante della bella vita e delle donne, incapace di nuotare, Ferraro studia il traffico navale nei porti di Alessandretta e Mersina. Sulla spiaggia antistante il consolato, utilizza per la sua attività sportiva serale la cabina del consolato,
Questo in realtà ha scopo di depistaggio, in quanto quella cabina verrà utilizzata come base logistica per le sue missioni. La notte del 30 giugno, nel porto di Alessandretta, l'innocuo perdigiorno che fingeva di non saper nuotare sguscia fuori dalla cabina del console e, in assetto da operatore gamma, indossa pinne e una calzamaglia nera, niente tuta, perché l'acqua del mare è calda, una reticella mimetica in testa e senza maschera per evitare riflessi sul vetro. Dopo aver nuotato per circa 2000 metri alle 2:00, applica i suoi bauletti esplosivi alla carena del piroscafo Orion alla fonda da 7000 tonnellate. Alle 3:20 ritorna sulla spiaggia e, dopo essersi ricambiato, rientra senza destare sospetti. Sempre con l'aiuto di D-65 e con le stesse modalità, il 10 luglio a Mersina attacca il Kaituna da 10000 tonnellate e il 30 luglio il Sicilian Prince da 5000 tonnellate. L'ultima missione, il 2 agosto ad Alessandretta, colloca i suoi ultimi bauletti alla carena del piroscafo norvegese Fern Plant da 7000 tonnellate. Il congegno di Ferraro, il bauletto, imperfetto e soggetto spesso ad avarie, munita di un dispositivo azionato da un'elichetta, entrava in funzione solo a nave in movimento e ad una certa velocità. Oltre i 5 nodi, l'elichetta attivava un temporizzatore per cui l'esplosione avveniva lontana dai porti e quindi inizialmente la si attribuiva a mine alla deriva o siluri lanciati da sommergibili. Il 15 agosto, per motivi di salute e per evitare un casus belli con la Turchia, Ferraro rientra in Italia e dopo l'8 settembre si presenta alla scuola sommozzatori gamma di Valdagno, diretta da Eugenio Walk. Successivamente ne assumerà lui la direzione. Grazie alla sua autorevolezza si adopera affinché non vengano distrutti dai tedeschi in ritirata gli stabilimenti tessili della Marzotto, evitando anche rappresaglie nel centro abitato di Valdagno. Finita la guerra, per sbarcare il lunario si dedica a recuperi marittimi e raccolta di spugne per la ditta Luigi Venturini di Genova. Nel 1948 inizia a collaborare con la Cressy Sub, per la quale realizza nel 1952 la maschera Pinocchio e le pinne rondine. Fonda all'Elba la prima scuola di subacquea sportiva, insegnando l'utilizzo dell'aro e ottenendo che la specialità venisse riconosciuta dalla FIPS. Sempre nel 1952 fonda a Genova la scuola sommozzatori, nella quale addestra personale dei vigili del fuoco, carabinieri, finanza e polizia di Stato. Ancora nel 1952 a Genova viene decorato di medaglia d'oro al valor militare in sostituzione delle 4 medaglie d'argento al valor militare ricevute per le operazioni condotte in Turchia. Nel 1962, come imprenditore, fonda la Tecnisub e partecipa ai successi di Enzo Maiorca. Alle sue operazioni in Turchia si è ispirata anche la cinematografia con il film Mizar, Sabotaggio in alto mare, dal regista Francesco De Robertis. Il link in alto a destra. Nel 2000, con decreto del Presidente della Repubblica, viene promosso capitano di fregata con cerimonia nell'Accademia Navale di Livorno in occasione del giuramento degli allievi della prima classe. È recentissima la delibera del Comune di Genova che prevede di intitolare a Luigi Ferraro e Duilio Marcante, imprenditori e pionieri della subacquea, la piazzetta del porticciolo di Genova Nervi. Una vita straordinaria, quella del comandante Luigi Ferraro, e tantissimi altri sono stati i suoi successi in campo sportivo, subacqueo e imprenditoriale. Per chi volesse approfondire, consiglio il libro di Gaetano Cafiero, Luigi Ferraro, un italiano, edizione Ireco 2000.
le operazioni eseguite da Ferraro in Turchia rientrano nelle missioni condotte dalla decima nei porti di paesi neutrali. Tra questi è doveroso ricordare quelle condotte a Huelva in Spagna dai Gamma, Vianello e Nizzi, ai quali dedicheremo un prossimo incontro. Grazie per l'attenzione. Mi raccomando, sostenete sempre la nostra associazione e visitate il sito internet www.anaim.it. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella e ogni vostro commento sarà gradito. Onori al comandante Luigi Ferraro. Ad maiora semper. Noi veniamo a sommozzare, sommozzar vicini a te. Bombe, bombe, getta bombe quante vuoi. Chi sommozza siamo noi, però a fondo ci vai tu. Siamo quelli reservi.